Abruzzo, attualmente ne funzionano una, mezza, molto bene con il direttore Fimiani, ma mi diceva che forse tra un paio di mesi si risolve il problema dell'accesso al deposito, che dura da più di un anno e mezzo, se non ricordo male. E poi anche qui c'è sempre il problema legato al fatto che i bilanci per realizzare grandi opere pubbliche più o meno si trovano. Per alimentare il consumo di una biblioteca, che è la provvigione libraria, questo diminuisce costantemente di anno in anno. Io mi domando sempre a cosa serve avere una biblioteca se poi tu gli destini 20.000 euro perché quella si rifornisca di anno in anno, perché poi il tema di una biblioteca è quello di aggiornarsi, perché altrimenti diventa un museo, il museo di quello che si stampava e si produceva secoli fa e non più quello che ferve nel dibattito contemporaneo. Certo, oggi c'è il tema della teoria digitale, ma anche lì comunque ci sono dei costi da affrontare e quelli vengono meno. Ma dicevo che questo aspetto forse è quello meno importante. A me sembra che sia venuto meno, e lo propongo come argomento di riflessione rispetto all'Ottocento, il contributo del privato. Cioè, qui è evidente che c'è una classe dirigente che dà allo sviluppo della cultura un contributo enorme, che è anche un contributo di risorsa economica, poiché la spesa che si affrontava per mettere in piedi queste biblioteche, sempre con lo schema simile a quello di Monaldo Leopardi, di biblioteche istituite SIBI, Suis Civibus et Suis Amicis, cioè come comunque uno spazio in cui c'era la possibilità di incontrarsi e di discutere, anche se poi diceva Giacomo che comunque non ci viene nessuno, però magari quello era Recanati. Nelle città era più frequente che qualcuno andasse, leggesse e discorresse. Ecco, questo contributo mi pare che sia notevolmente scemato in questa regione più che altrove, perché poi il tema che io colgo sempre per le politiche culturali è che, venendo sempre meno la risorsa pubblica per ragioni legate alla contabilità dello Stato, il problema che noi abbiamo qui più che altrove è che non esiste un mecenatismo privato che subentri e che si faccia carico rispetto a quello che viene meno. E questo credo che sia il problema maggiore che questo libro denoti. Probabilmente qui noi oggi abbiamo molta ricchezza privata che magari si indirizza verso le arti figurative. Abbiamo anche in questa città straordinarie collezioni di arte contemporanea, che spesso è anche investimento, ma il contributo dei privati, il contributo delle famiglie, come dire, dei ceti allo sviluppo culturale, mi pare che sia scemato. Questo è ciò che più mi ha dato di che pensare nel leggere questo libro e anche combinandolo con la lettura di Constant, e in questo penso che ci sia il rischio di un regresso. Da ultimo, io credo, perché in questo lo sguardo dell'autore del libro è un po' diciamo giurisdizionalistico, diciamo che fosse non irrilevante il tema di quello che gli ordini religiosi rappresentavano con le loro biblioteche in questa regione, e credo che in questo l'Ottocento sia stata una devastazione enorme, perché prima Nicola Mattocci diceva che forse sproprio fu eccessivo, ma in realtà fu un sacco vero e proprio di una realtà che si era costituita con una vicenda plurisecolare di cultura, di fede, di devozione, e quel patrimonio librario da questo libro si coglie, molto spesso fu disperso e quello fu un impoverimento. Su questo penso che ci sia molto da dire. Grazie. La parola all'autore. Io sono breve, anche perché siamo andati un po' in là con il tempo, e naturalmente non posso che esordire attraverso i ringraziamenti, in primis ovviamente a Luciano D'Alfonso e poi ai cortesissimi interlocutori che sono stati anche così indulgenti e affettuosi con il mio lavoro. Non mi è dispiaciuto, non mi è dispiaciuta la piega che ha preso, come dire, il dibattito, che è una piega un po' attualizzante, perché io ho lavorato intorno a questi temi
perché sentivo e sento l'urgere dei problemi di oggi. Io mi sono sempre piccato senza nessun infingimento, qualcuno forse storcerà il naso, che il dovere dello studioso è fare storiografia civile. Intendendo per storiografia civile una cosa molto semplice: le cose che si studiano, che si approfondiscono, intanto si studiano sulla base di esigenze che sono nostre, di oggi, e perché si vogliono dare delle risposte all'oggi attraverso una conoscenza non superficiale e niente affatto retorica o consolatoria del passato. Questo è per me fare storiografia civile. E allora, siccome io progressivamente, sempre di più, mi sono occupato delle classi dirigenti, forse perché non ne vedo in giro molte di classi dirigenti, e allora progressivamente da una prima iniziale, un primo iniziale interesse alla storia un po' più evenemenziale, la resistenza, il primo fascismo, l'antifascismo, poi progressivamente mi sono occupato invece dei sindaci, del passaggio di consegne fra età liberale e fascismo, dell'età liberale, della costruzione di una identità regionale, di una identità nazionale, e sono arrivato progressivamente, come dire, retrocedendo, ma guardando sempre all'attualità, sono arrivato alla prima metà dell'Ottocento. E mi è sembrato che questa prima metà dell'Ottocento, soprattutto per l'Italia meridionale, io dico soprattutto per la nostra regione, è un periodo storico particolarmente ricco, importante, quasi fondativo, non soltanto di una identità genericamente intesa regionalmente, ma anche fondativo perché queste personalità che sono state via via ricordate dai vari interventori hanno colloquiato non soltanto con se stessi, ma hanno colloquiato e hanno provato fino in fondo a fare il loro dovere di intellettuali, di letterati e poi di intellettuali, con il resto d'Italia e con il resto d'Europa. Io voglio ricordare che la prima rivista di taglio economico che si è stampata nell'Italia meridionale è stato il Commercio Scientifico dell'Italia con il resto d'Europa, che è del 1792 e diretta da Vincenzo Comi, che è un intellettuale ma anche un imprenditore, che introdusse la produzione del tartaro, del cremore di tartaro in oddicerie particolari nella nostra regione, e che quindi non era un filosofo che stava con le idee per aria, insomma, senza voler adesso scomodare Talete e la sua previsione del buon raccolto di olive che poteva appunto arguire dalla sua conoscenza del cielo e delle stagioni. Ma per tornare alle cose più nostre, davvero una classe dirigente che è in costruzione, che è in formazione, che man mano si costruisce e si riconosce come tale. Attraverso quali strumenti? Lo strumento principale è il libro, è la trasmissione della conoscenza attraverso questo manufatto, che ha una duplice realtà: è un oggetto di commercio, quindi ha una sua fisicità, ci sono addetti, tipografi, commercianti, mercato evidentemente, fattura intorno a questo oggetto commerciale, come se fosse una sarda da acquistare in pescheria, ma accanto a questo c'è il libro con il suo contenuto. E allora il tentativo che ho compiuto, cercato di fare io, è proprio questo, cioè di mettere insieme questi due elementi che, come dire, restituissero l'oggetto libro alla sua concreta funzione, che insieme è economico-commerciale, ma culturale e civile, latamente politica, laddove evidentemente si circuita delle idee. Ecco quindi la ragione di questo studio. Cioè, tutto questo avviene all'interno di una realtà che è difficilissima, imparagonabile a quella che noi oggi, con tutte le difficoltà che sono state ricordate, a quella di oggi. Ma proprio perché si
questi intellettuali che sempre più diventano classe dirigente e trasformano il loro status da un interesse puramente cettuale alle cose della cultura ad un interesse funzionale alle cose della cultura, e allora si capisce come davvero sono personaggi giganti, come si diceva poc'anzi, perché cominciano ad avere quella lungimiranza che senza necessariamente avere una visione unitaria o risorgimentale, già stanno come temperie, come sensibilità all'interno di questo processo che va verso l'unità. Francesco Saverio Petroni, che io amo molto e ho imparato a conoscere attraverso la sua biblioteca privata, circa 2000 libri, che poi confluì nella biblioteca De Medici, di cui si ricordava il destino poco inglorioso, e mi fermo qui perché sennò apriamo un contenzioso terribile. Cioè, il buon Francesco Saverio Petroni non è soltanto il giovane che frequenta la biblioteca, giovane che è nato nel 63, mi sembra, nel 69, adesso lo ricordo bene, di De Sterlik a Chieti, e quindi interloquisce con Norri, con il vecchio Delfico e con tutti gli intellettuali settecentisti d'Abruzzo e d'Italia meridionale, perché rappresentavano anche gli illuminati meridionali del tempo. Ma progressivamente, attraverso gli studi prima e poi attraverso il suo ruolo all'interno prima dello Stato Murattiano e poi nel restaurato Regno Borbonico, Petroni che fa? Si costruisce una biblioteca che non è un'antiquaria. Questa è la differenza, non è una raccolta, come dire, di cimeli tipografici, come potrebbe essere appunto l'acquisizione di una biblioteca claustrale, ma è una biblioteca che funzionalmente piegata, versata verso quello che è il suo ruolo di funzionario pubblico, che deve rispondere in solido a ciò che prima lo Stato Murattiano e poi quello borbonico ha intenzione di fare in questa dell'Italia meridionale e in Abruzzo in particolare. Quando nel dei carteggi che io ampiamente utilizzavo e che sono uno zuccalo, per ripetere una frase che Petroni scrive in una lettera al vecchio Melchiorre Delfico, che è morto nel 35 ma è lucidissimo fino alla fine, e dice questa biblioteca che si costruisce è proprio strettamente contemporanea. Egli non è erede di biblioteche di famiglia, è un personaggio, una personalità che costruisce la propria biblioteca. Quindi attraverso la lettura dei libri che egli legge, che egli compulsa, che egli confronta con i suoi contemporanei, che egli si fa venire non tanto da Napoli né da Roma, ma da Firenze, da Milano e da Parigi, oppure da Bruxelles o dalla Germania, egli che cosa dimostra? Dimostra che riflettere di filosofia, riflettere di letteratura, riflettere di storia non è erudizione, ma è tutto piegato, rapportato a come questo tipo di riflessione, anche di tipo teorica, si concreta nella pratica, nella concreta azione di intendente prima murattiano e poi borbonico. Il dibattito sull'eclettismo, oppure sul pensiero di Dante o su Machiavelli, ma pensate che sia un dibattito fra eruditi settecenteschi? Ma niente affatto, intanto perché il canone letterario è, come dire, l'impronta attraverso cui andrebbe letta tutta quanta il risorgimento italiano. Sono d'accordissimo con te, Stefano. Cioè, poi, oltre che parlare delle schioppettate garibaldine, avremmo dovuto sempre di più parlare del comune, dell'intimo sentire culturale. Qua ha fatto più Dante, ha fatto più lo studio di Foscolo che non invece le battaglie risorgimentali degnissime e degne della massima considerazione, sia ben chiaro ovviamente tutto questo. Ma non capiremmo perché giovani 17enni si facevano uccidere cantando le strofe di Mercadante, perché bisognava morire giovani e bisognava morire per un ideale alto. Quell'ideale alto che loro avevano studiato, costruito idealmente, ma anche poi praticamente con l'azione, attraverso queste letture.
Petroni, la biblioteca di Petroni è pienamente intrisa di questa esigenza pratica. Si discute di teoria, si dibatte di teoria, si dibatte di Cousin oppure dell'eclettismo, ma perché contemporaneamente si mette per la prima volta insieme nell'Italia meridionale, che è culla da questo punto di vista più che l'Italia settentrionale, economia e morale, politica, istituzioni, società. Ma questa è contemporaneità, questa nasce il pensiero e l'azione moderna. Non stiamo parlando più di attardati parrucconi settecentisti. E guardate che Francesco Saverio Petroni, a cui sono affezionato, forse si capisce, è uno che muore nel 1838, quindi è fuori dal suo orizzonte, sia come dire personale, ma anche forse quasi sicuramente anche civile e politico, un'idea di nazione italiana. E ciò nonostante è all'interno della stessa, dello stesso processo di incivilmento di cui si parlava prima. Allora, tutte queste cose, se noi le mettiamo insieme, ci danno una lettura, una ipotesi, un tentativo di lettura della storia ottocentesca che poi spazza via, almeno questa è la mia intenzione, gli orpelli, la retorica di cui non se ne può più, voi state a pescare e ci avete ancora la retorica di D'Annunzio, non se ne può più, ve lo dico con estrema sincerità, ma perché è la polemica vecchia la mia, sì, perché non fate un buon servizio a D'Annunzio e a voi stessi, secondo me, ma questo è un altro discorso, io sono abituato a dirle le cose, e soprattutto quando mi trovi in parti così infideli. Quindi questo tentativo proprio di buttare a mare tutto ciò che è davvero lettura stantiglia, muffita di un periodo storico che senza, come dire, dover parlare di battaglie e di martiri è ampiamente significativo, fondativo non soltanto della nostra identità regionale ma soprattutto di un'identità più generale, unità nazionale, non un'Italia, nazionale, che ha avuto nel meridione intellettuali abruzzesi, parte integrante di una comunità intellettuale che ormai non è più locale. Cioè quello che io mi sembra di poter dire, quando io metto in rapporto gli interlocutori abruzzesi con il gabinetto DSE di Firenze, non è che lo faccio semplicemente per dire quanto erano poco provinciali, ma perché attraverso questo carteggio che io cerco di studiare viene fuori una sintonia con un organizzatore culturale imprenditore come DSE, che da Firenze per 60 anni praticamente gestisce l'organizzazione culturale del nostro paese e mette in comunione questi intellettuali non soltanto con Firenze ma con il pensiero liberale moderato toscano, con gli educatori toscani, con i georgofili. Quando il buon Gregorio De Filippis Nefrico, piuttosto che scrivere di poesie romantiche, che gli viene appunto in qualche modo anche un pochettino pizzicato da Ricciardi di da Napoli, su questo terreno qui, prova a scrivere per una storia dell'industria d'Italia, ma non riecheggia e non è in sintonia con quello che 10 anni prima aveva scritto Leopardi quando aveva parlato del costume degli italiani. Ma stiamo parlando, vedete, allora non è presuntuoso mettere insieme queste cose, anche perché Leopardi all'epoca non era il santificato come oggi, quindi era uno dei letterati importanti del nostro paese. Significa invece davvero far capire come questi uomini sono parte integrante di un dibattito che è nazionale ed europeo. E questo che noi dobbiamo recuperare metodologicamente oggi, e perciò l'attualizzazione di oggi non mi dispiace niente affatto. Perché se noi non alziamo il nostro orizzonte, non alziamo gli occhi e guardiamo lontano al di là del nostro naso, del nostro cantone che ci opprime, noi non andremo da nessuna parte. E allora ricomporre questa storia comune e l'Italia, ma comune e identitaria per la nostra regione oggi significa anche provare a pensare oggi per il domani, altrimenti non c'è davvero, sono piuttosto pessimista, non credo che avremo molte chance né come regione, ma ahimè ho l'impressione neanche come paese. Io vi ringrazio e mi fermo qui perché...
facciamo delle ore tarda, i temi sollevati sono tanti, ma credo che forse sia il caso di ringraziare tutti, un grande augurio di Pasqua e grazie a tutti per essere intervenuti. Thank you.